giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire? Ti sono perdonati i tuoi peccati? Oppure dire: alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio. Pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose». Avete mai provato a dare un titolo al brano di Vangelo che state leggendo? Io lo trovo utile perché mi aiuta a ricordare che è una parola viva che parla anche a me oggi. E il titolo che ho dato a questo Vangelo è «La creatività della fede». Ogni volta che lo leggo rimango sbalordita da quello che riescono a fare gli amici di quest'uomo paralizzato. Devono averli voluto proprio bene, se dopo averlo portato fin lì e aver cercato di infilarsi tra la folla per farlo passare dalla porta, se lo sono accollato fin sopra il tetto. Chissà come gli è venuto in mente e con che fatica ci saranno riusciti. Prova ad immaginare la sorpresa di tutti quelli della casa nel vedersi scoperchiare una parte di tetto e veder calato da lì un paralitico. Gesù senz'altro ne è rimasto ammirato. Non può non esserlo di fronte a chi sa spendersi con tanto amore e inventiva. Ed è vedendo non la fede del paralitico, ma la fede dei suoi amici che lo risana. Veramente però, la prima cosa che dice a quest'uomo è: «Ti sono rimessi i tuoi peccati». Verrebbe da dire: «Ma come gli rimetti i peccati? E che se ne fa? È paralitico». In realtà rimettere i peccati costituisce la guarigione principale, perché il peccato è la nostra prima paralisi, dal momento che ci fa ripiegare su noi stessi, chiudendoci nell'egoismo, nell'orgoglio, nell'invidia, in tutti quegli aspetti che invece di far fiorire la nostra umanità la bloccano. Il Signore lo sa, per questo prima di tutto rimette i peccati. La frase di Gesù però fa scatenare la reazione rabbiosa degli scribi e dei farisei. Il loro cuore è sempre pronto a giudicare perché non vedono altro che il male, ciò che non è bene fare, ciò che non si deve dire, e intanto che giudicano si perdono tutto il bello. In fondo ci sono due modi diversi di guardare, uno da ape e uno da mosca. L'occhio dell'ape va a posarsi su un fiore anche quando si trova in una discarica, mentre l'occhio della mosca, anche in un bel prato fiorito, va a posarsi sul letame. E loro sono decisamente occhi da mosca. Ma torniamo al paralitico. Alla fine poi va via con un duplice bottino, perché riceve il perdono e la guarigione, e senza aver detto e fatto un bel niente. E sì, questo è il miracolo frutto della fede creativa di un gruppo, un gruppo che sa mettere in moto le energie e i talenti di ciascuno, proprio come dovrebbe essere ogni comunità parrocchiale, ogni comunità religiosa e ogni famiglia cristiana, dove abbiamo il grande dono, oltre che di portare, anche di essere portati. Ecco, vi attende una bellissima novena di Natale, mi raccomando, dal 16
cercate di seguirla, perché oltre che bella in collaborazione con Radio Luce sarà anche didattica e sarà catechetica, quindi ma non vi dico altro. E per ultimo, ma per noi molto importante, ecco il regalo di Natale per Pregaudio. Sarebbe così anche il modo per promuovere questa creazione di una nuova app che verrà a costarci davvero, davvero tanto. E quindi così, per chi può, per chi se la sente, questo aiuto economico davvero ci fa comodo e ci aiuta anche a partire. Ricordo che entro il 15 dicembre le donazioni si avvantaggeranno anche di un piccolo regalo che noi spediremo a casa vostra, ecco, ma questo vi sarà chiaro andando a guardare i dettagli delle donazioni che trovate sul sito.